bambino che non mangia è sempre fonte di grande ansia e preoccupazione all'interno di una famiglia, poiché una inadeguata assunzione di nutrienti e quindi di calorie provoca quello che definiamo un mancato accrescimento e un buono stato di salute del bambino stesso. È necessario in questo caso far visitare il bambino dal pediatra, il quale dovrà escludere le cause organiche. Oltretutto, il pediatra potrebbe orientarsi a cercare quello che è definito il disturbo infantile del comportamento alimentare. Questo disturbo coinvolge un gran numero di bambini sempre in crescita, circa il 20-25%, e l'età che ritroviamo è quella dai 6 mesi ai 4 anni, 3-4 anni circa. Le caratteristiche di questo disturbo sono generalmente di tipo oppositivo nei confronti del cibo, che viene manifestato con un allontanamento del cucchiaino quando arriva il momento del pasto, oppure un vomito anticipatorio o anche una marcata selettività del cibo sia per quanto riguarda la tipologia che per quanto riguarda proprio la consistenza. In genere i genitori in questo modo rispondono forzando o mettendo in atto delle attività persecutorie per la somministrazione del cibo fino ad arrivare anche all'alimentazione notturna. Cosa dobbiamo fare? In questi casi più gravi è necessario rivolgersi presso un centro specializzato dove un'equipe multidisciplinare, in questo caso che noi abbiamo creato anche qui al Meyer, composta da pediatra, gastroenterologo, nutrizionista, dietista e psicologa, prenderà in carico il bambino e la famiglia al fine di attivare un percorso di riabilitazione nutrizionale. La famiglia e il bambino saranno quindi presi in carico e cercheremo di lavorare per quanto riguarda la diminuzione dell'ansia, cercare di restaurare un buon rapporto con il cibo e di garantirgli un adeguato accrescimento. Dal punto di vista del dietista, noi lavoriamo generalmente sul ripristinare il corretto orario dei pasti e soprattutto invitiamo i genitori a condividere i pasti insieme al bambino, cercando di non effettuare mai forzature se un cibo in quel momento non è gradito al bambino. Ricordiamoci sempre che offrire un cibo che non è gradito presuppone che il bambino lo rifiuti, ma che dobbiamo ripresentarlo almeno una ventina di volte prima di definire che un cibo non è gradito dal bambino. Possiamo lavorare anche sull'orario dei pasti, ma anche sulla frequenza di questi pasti. Molti genitori fanno pasti troppo frequenti o troppo abbondanti con merende che poi presuppongono che i pasti principali vengano disattesi in ogni caso dal bambino.